Eccoci qua al Palabertelli per la ripresa del campionato di Serie B Basket. Ergo Gasmet Crema e San Giorgese si affrontano qui al Palabertelli dopo la sosta della Coppa Italia. Notizia di prima pagina, il rientro finalmente del capitano, l'incredibile Bezzo Benzoni. Emozionante la presentazione, il pubblico del Palabertelli in piedi ad applaudire il nostro condottiero. Speriamo che possa portare aria nuova in casa San Giorgese per poter riprendere e finalmente levarci dalle sabbie mobili della bassa classifica. Di fianco a me Davide Cannata. Ciao a tutti, buona partita. Confermo l'assoluta emozione presente oggi al Palabertelli per il ritorno del nostro grande capitano. Ovviamente non potrà essere subito presente al 100%, avrà bisogno di tornare sul campo, di riabituarsi al pallone per poter dare l'apporto che ci ha sempre dato. Buona partita a tutti. E alla mia sinistra Federico Garavaglia, ex anche lui della San Giorgese, delle giovanili, qui a tifare Benzo e San Giorgese. Ciao Fede. Ciao a tutti, buonasera. Forza Sangio. Forza Sangio da Fede, veramente Forza Sangio. Notizie non positivissime dagli anticipi di campionato di ieri, dove Torino ha vinto con Pavia e ha accorciato le distanze, e la situazione adesso si sta veramente delicata per i draghi. Comunque oggi è veramente una giornata di festa che sta partendo veramente con grandi emozioni e non vogliamo rovinarci in anticipo la serata. Godiamoci questo rientro del capitano, di Daniele Benzoni, che ci fa innanzitutto felici, fa felici i tifosi, perché tantissimo ha dato Daniele Benzoni per la San Giorgese, e rivederlo in campo finalmente dopo aver risolto i problemi alla schiena ci fa solamente che piacere. Sono passati 4 mesi, un'eternità, in cui il Benzo ha dovuto stringere i denti e lottare per rimettersi fisicamente a posto. Lo vediamo finalmente sorridente, emozionatissimo, ma questo ci fa enormemente piacere, al di là del risultato sportivo. Ci fa enormemente piacere perché rivedere in campo quello che è stato davvero un pilastro portante del nostro inizio positivissimo di campionato non può che farci sperare il meglio. Dall'altra parte ovviamente troveremo degli avversari preparati, messi peraltro in una buona posizione nella classifica, possono contare su giocatori di estrema esperienza, l'hanno fatto vedere nella partita in trasferta all'andata. Del Sorbo, che ci ha fatto malissimo con la sua freddezza nei momenti caldi della partita, liberati Dadi, e Sisse, che ovviamente con la sua dinamicità può sempre dar fastidio. A condire il tutto Montanari, il playmaker davvero ostico da superare, e Zanella, il lungo di esperienza. Non c'è che da vedere come andrà avanti. Intanto le squadre hanno raggiunto il centro del campo. Priuli, Vitali, Tassinari, Rossi e Benzoni per la San Giorgese, ed è particolarmente emozionante ridire il nome di Daniele nel quintetto base. Abbraccio di Sissé per Benzoni, risponde Crema con Sissé, Zanella, Liberati, Montanari e Del Sorbo. Palla 2 partita, recupera la palla San Giorgese, Tassinari supera la metà campo, manovra la palla Priuli, Paolino Vitali, Rossi, Priuli scambia con Rossi ancora, cerca lo spazio Rossi, entra, i passi forse. Due punti per la San Giorgese, Davide, sembrava quasi infrazione di... Sembrava quasi infrazione di passi quella di Rossi, cosa dici? Poteva sembrare sia sfondamento sia infrazione di passi. C'è da capire perché adesso gli arbitri stiano esitando ad assegnarci 2 punti. Intanto, a quanto vedo, c'è rimessa dal fondo per Zanella quando la partita rimane ancora in stasi. Non si riesce a capire bene per cosa l'arbitro stia esitando. Forse c'è un problema, ok, si risolve ed è effettivamente 2-0 per noi, andiamo avanti.
Rimessa in Zanella, Montanari in cabina di regia, affrontato da Tassinari che cerca di ostruire la strada. Del Sorbo attende l'uscita dei liberati. Zanella, Cissé, taglia, buon taglio di Cissé, perso letteralmente da Tassinari. Errore della San Giorgese e Cissé, due punti, 2-2, 9-25 a giocare. Benzoni marcato da Liberati, Paolino Vitali, attenzione, molto aggressivo Cissé, un po' compassata l'azione della San Giorgese. Tassinari, chiama lo schema Tassinari, uscita di Rossi che manovra la palla, buono l'inizio di Pippo Rossi. Vitali, scarico per Priuli, battezzato, tira, non va il suo tiro, peccato. Riprende la palla Crema, riparte con Liberati, supera la metà campo, ancora Liberati, scarico per Zanella e fallo di Vitali, fallo c'è tutto, fallo di Paolino Vitali e rimessa dal fondo per Crema. Mismatch tra Zanella e Vitali e inevitabile il fallo della guardia di San Giorgio. Riparte dal fondo Cissé, prende la palla Liberati, Zanella ancora Liberati, fallo di Priuli in uscita, scivolamento di Priuli e fallo su Liberati. E l'arbitro non perdona, fallo per Priuli, 2 Crema, 2 San Giorgio, 8:57 a giocare nel primo periodo. Montanari rapidissimo, arresto e tiro per lui, non va il tiro, riparte Tassinari, Benzoni in contropiede, Paolino Vitali, Priuli, ancora Rossi, manovra palla, Paolino Vitali, spazio per tirare per lui, non va, buon rimbalzo di Priuli. Tassinari conquista palla, scarico per Priuli, il capitano calpesta la linea di fondo, il capitano, e nulla da fare per la San Giorgese, palla per Crema e Benzoni, già rientrato nel personaggio, ha qualcosa da dire a Liberati. Il Benzo già informato gara. Riparte Crema, Cissé, Zanella, manovra la palla in lungo, Montanari, partenza secca, scarico, Paolino Vitali conquista la palla, riparte in contropiede a San Giorgese, Rossi, fallo di Zanella che improvvidamente abbassa la mano quando oramai aveva murato il playmaker blu-arancio, fortunatamente per noi, giro in lunetta per Pippo Rossi, classe 97, scuola Olimpia Milano. Primo tiro per Filippo Rossi e canestro, 3 Sangio, 2 Crema, 8:13 da giocare. Secondo tiro per Filippo Rossi e canestro, 2-2, 4 punti all'attivo per Pippo Rossi. Per ora unico scorer della gara per la Sangio. Cissé manovra la palla, Liberati molto mobile, molto aggressivo Liberati, scarico, buona e grande azione di Crema, Del Sorbo, grande azione, veramente impressionante la fluidità di gioco di Crema. Benzoni, nel suo movimento classico, non va il tiro di Benzoni. Montanari molto aggressivo, Crema è partito a 100 all'ora, attacca il canestro, è canestro, 6 Crema, 4 Sangio, indiavolata Crema, veramente incontenibile l'attacco di Crema. Vitali, fallo di liberazione di lui, non fischiato, Benzoni, Pippo Rossi, ancora Benzoni nel suo movimento classico e il capitano è tornato e ha qualcosa da dire a Liberati. Sfida personale tra Benzoni e Liberati, 6-6, si infiamma il Palabertelli, 7 minuti a giocare, Zanella, ci saranno scintille oggi, Montanari arresto e tiro, va marcato meglio, 8 Crema, 6 San Giorgese, partita vertiginosa fin qui, il capitano mi sembra calato bene nei ritmi gara, non ha paura di prendersi, e Liberati, devo dire, cade nella trappola della polemica col Benzo e viene subito battezzato, veramente ingenuo il numero 3 di Crema che sfoga la polemica col Benzo con un fallo, e così devo dire che
danneggia solamente la propria squadra. 8 Crema, 6 Sangiorgese, Tassinari, arresto il tiro di Tassinari. Scusate, mi sfugge la pagina del manuale di Harry Potter. Bombetta, 9, Sangio, 8, Crema, 6, 35. Partita fino a qui molto, molto, molto spettacolare. Passi, passi non fischiati. 10 Crema, 9 Sangio. Le due squadre hanno buone percentuali al tiro. Benzoni, cambiata la marcatura su di lui, Del Sorbo gli ruba palla. Molto, molto ingenuità della Sangio che si perde Del Sorbo. 12 Crema, 9 Sangio. Fallo di Cissé. Fallo di Cissé su Tassinari, mentre il capitano si accomoda in panchina dopo il suo primo giro. Buono direi questa uscita di Benzoni. Assolutamente buono l'impatto che ha, oltre che sul punteggio, sulla squadra. I suoi compagni sembrano più rinfrancati dalla sua presenza, e possiamo davvero assistere ad una bella partita. Intanto Vitali che riceve il blocco di Priuli, cerca di buttarsi dentro contro un ostico Liberati, ancora usa il piede perno, viene letteralmente braccato dagli avversari infognandosi in una situazione che lo penalizza. Rimessa quindi per Crema, se ne occuperà Sissé che la passa a Montanari, il playmaker avversario che conduce l'azione di attacco. Liberati aspetta l'uscita di Sissé, punta Rossi che si fa battere e fallo fischiato alla Sangiorgese. Devo dire che Crema è una squadra veramente impressionante, esplosiva. Liberati, giocatore molto aggressivo, Cissé, Montanari, molto rapida, aggressiva verso il canestro, ancora Montanari e canestro. Bisogna migliorare la marcatura su questo playmaker, perché veramente nel resto di tiro è devastante. 14 Crema, 9 Sangiorgese, 5 minuti a giocare. Paolino Vitali, Priuli, ancora Paolino Vitali, arresto e tiro per Paolino. Non va il tiro di Paolino, è un po' appannato Paolino Vitali, e canestro di Zanella in contropiede. Ci danno un break piuttosto importante. 16 Crema, 9 Sangiorgese, 5-5 da giocare. Ci danno un break abbastanza importante. Direi che la chiave sicuramente è migliorare la difesa. La chiave è sicuramente migliorare la difesa, perché abbiamo preso dei canestri davvero ingenui. Abbiamo visto all'inizio con dei tagli serviti con un passaggio dal fondo, abbiamo visto adesso siamo stati traforati in contropiede. 16-9, un vantaggio ancora arginabile, se facciamo bene la prossima azione. 7 le lunghezze di vantaggio per Crema, che devo dire fin qui ha veramente dimostrato di meritare la posizione in classifica, anche se nell'ultimo periodo aveva un po' mollato la compagine cremasca, ma devo dire quella che si sta vedendo oggi è un'ottima squadra. Sangiorgese un po' frenata, buona la partenza e il primo ingresso di Benzoni, questo sicuramente per noi è una ottima notizia. Intanto vediamo che nel frattempo Daniele si sta sottoponendo comunque a un continuo trattamento fisioterapico per mantenere caldi i muscoli e così poter rientrare con ancora un buon impatto. Intanto rimessa al fondo per la Sangiorgese, Mattia Deruvo si preannuncia aggressiva, la difesa di Crema molto aggressiva si preannuncia. Cissé, attenzione, Tassinari, Paolino Vitali, piedi per terra. Paolino Vitali, non buona la sua partenza, appannato Paolino Vitali oggi, piedi per terra per lui, è strano, un errore. Montanari, canestro e fallo. 18 Crema, 9 Sangiorgese, momento difficile per la Sangio, corre ai ripari Gandini mettendo in campo Nuklic, richiamando Rossi in panchina. Tiro libero per Montanari,
Crema appare padrona del campo, 19 Crema, 9 Sangio, appare padrona del campo, Tassinari manovra la palla, esce Nuglic, manovra la palla Simone, classe 98, Deruvo, tiro per lui, non va. Devo dire, mentre infrazione di passi non fischiata, Sissé da Sorbo, attenzione Priuli, rimbalzo, buon rimbalzo di Priuli, riparte Paolino Vitali, forza ragazzi, la San Giorgese deve capitalizzare, Tassinari, il playmaker, uscita per Simo Luglic, Mattia Deruvo, scarico ancora per Nuglic, chiusa la zona di Crema, dà fastidio, Nuglic, non va, Priuli, niente da fare, niente da fare. La situazione complessa, situazione complessa. Situazione complessa che ci stiamo ulteriormente complicando dal punto di vista difensivo, non sembriamo saper tenere una penetrazione, non sembriamo saper tenere un uomo che ovviamente in categorie come queste è estremamente punitivo. Dall'altra parte, nonostante la sfortuna di questo ultimo tiro, non possiamo fare a meno di notare invece la scarsa fiducia nei tiri che ci prendiamo e nelle azioni che vogliamo capitalizzare. Comunque Tassinari, Priuli ignorato da Nuglic che va in penetrazione e conclude con un buon appoggio di sinistro. Bene, vediamo, ci vediamo la San Gioviva per la prima volta. In ogni caso Montanari che punta la difesa della San Giorgese, Zanella consegna nelle mani di Del Sorbo che cerca il suo lungo. Non riusciamo a fare un aiuto come si deve. Facciamo show sul pick and roll, ma lasciamo sempre sistematicamente il lungo libero senza aiutare dal lato debole. Nuglic per Tassinari che prende e spara senza ritegno da tre punti sbagliando. Zanella allora mette la palla nelle mani di Liberati che attacca senza esitare. Nuglic subisce fallo e andrà presumibilmente in lunetta con due tiri liberi. Ma l'impressione che ne sto ricavando è che vedo una squadra Crema molto più rapida, aggressiva, reattiva rispetto alla San Giorgese che mi sembra un po' sulle gambe. Intanto si accomoda Paolino Vitali in panca, non buonissima la sua uscita in questo primo quarto. Intanto Liberati, due tiribili per lui, primo tiro, canestro, 22 Crema, 11 Sangio. Secondo tiro per Liberati e canestro, 23 Crema, 11 Sangio, si allarga il gap tra noi e gli avversari, riparte Tassinari, Andrea Tassinari, veleno, scarica Priuli, ancora palla dentro per Priuli, palla persa fortunatamente. Gorreri riprende il Tassinari, rinuncia al tiro Tassinari, molto aggressivo Liberati. Fortunatamente rimessa dal fondo per la Sangio, non comprensibilissimo il passaggio di Andrea Tassinari dentro così schiacciato e basso per il lungo. Riceve Simone Nuglic sulla rimessa laterale, ancora Simone Nuglic, manovra la palla, attende l'uscita di Gorreri, Priuli, tiro per Priuli, non va. Percentuali dilettantistiche per la San Giorgese che non riesce a trovare sbocchi al proprio gioco. Crema manovra la palla, Manueli, Liberati, molto aggressivo Liberati, Zanella dall'arco, un buon tiratore e canestro. 26 Crema, 11 San Giorgese, 15 le lunghezze di distacco per la San Giorgese. Gorreri, Nuglic, ancora Deruvo, ancora Nuglic che cerca lo sbocco, assolutamente confusa la San Giorgese. Assolutamente confusa la San Giorgese che si lascia andare a ingenuità notevolissime come i ripetuti errori nei passaggi nelle azioni precedenti. Davvero Crema padrona del campo, tra l'altro invasione sulla rimessa di Liberati. Dicevo Crema
davvero padrona del campo senza che la Sangiorgese possa fare niente, e lo dimostra questo suono, questo fischio che annuncia la nostra palla persa per 24 secondi, così non andiamo bene. Rinuncia al tiro Scurati e passa il secondo. Tassinari in ritardo sulla sirena, Montanari marcato da Tassinari, Manueli manovra la palla, Zanella, ancora Montanari, sempre per Crema, arresto e tiro. Dobbiamo comprendere che se non lo marchiamo ci fa canestro. 29 Crema, 11 Sangio, 30 punti in un quarto, direi che non sono un buon viatico. De Ruvo, Nuglis dall'angolo, canestro. 29 Crema, 14 Sangio. Il giovane Nuglis ci tiene a galla, ancora Montanari, vediamo se ci... non riusciamo a tenere una penetrazione. Zanella dall'arco, non riusciamo a tenere una penetrazione. 31 Crema, 14 Sangio in un quarto, direi che è una punizione sufficientemente dura. Attenzione, contropiede di Crema, 27 secondi alla fine del quarto. Crema padrona del campo, 31 Crema, 14 Sangiorgese, 17 lunghezze di vantaggio. Direi che partenza pessima per la Sangiorgese. Zanella dall'arco, fortunatamente non conclude. Contropiede, Nuglec attende l'arrivo di Gorreri, one shot Gorreri, non va il suo tiro. 2 secondi e 30 sul tabellone. 2 secondi e 30 sul tabellone. Montanari, attenzione, tira indisturbato. Tassinari fa segno, tira da lì, sì, però è un giocatore che stava viaggiando con la percentuale del 100%, se tira da metà campo a 2 secondi dalla fine va marcato. Correggimi Fede. Giustissimo. Brutta partenza, primo quarto, 20 punti, 34 Crema, 14 Sangio, partenza veramente disastrosa per la Sangiorgese che cede il campo, l'orgoglio e l'onore a Crema e incassa un 20 punti di stacco. Davvero pessima la prestazione, ma analizzandola nel particolare siamo davvero incapaci di fare degli aiuti difensivi come si deve. Ci impastiamo sempre sul blocco andando ad aiutare con due dei nostri uomini, lasciando sistematicamente libero il lungo sotto senza aiutare dal lato debole. Così succede anche nelle penetrazioni, dove collassiamo sulla palla senza motivo, lasciando ancora una volta liberi gli avversari di operare. Per il resto scarsa aggressività sia dal punto di vista difensivo, dove, di cui abbiamo già parlato, sia dal punto di vista offensivo, dove non crediamo, non abbiamo fiducia nelle nostre azioni e nei nostri tiri e facciamo delle scelte che non hanno davvero nessun tipo di senso. Intanto leggiamo rapidamente le statistiche quando mancano 31 secondi all'inizio del quarto. Poco da dire, percentuali imbarazzantemente diverse da due punti, dove Crema con l'11 su 13, 85% da due punti, pazzesco, domina a confronto il nostro 3 su 8 col 38%, 2 su 9 col 22 per noi da 3 punti contro il 3 su 5 col 60%, quindi molti tiri all'interno dell'area da 3 punti per Crema di facile realizzazione. Guardiamo le palle perse che ci vedono essere a 9 palle perse in un quarto, sono davvero una cifra imbarazzante. Per il resto non ci sono fattori da sottolineare se non ancora una volta la scarsa presenza della nostra squadra stasera in campo. Grazie Davide, intanto riparte Crema, risponde con Liberati, Tardito, Del Sorbo, Montanari, Manueli, Lassangio, Schiera, Tassinari, Nuglic, De Ruvo, Scurati e Gorreri, marcatura di Tassinari su Montanari. Primo fallo per Andrea Tassinari, rimessa da lato per Crema, rimette in campo Manueli, Montanari,
rapidissimo, si beve ancora una volta Tassinari al primo palleggio e questa non è una buona cosa. Fortunatamente Montanari perde il controllo della palla e commette infrazione di sfondamento. Ma usciamo da questa sosta appesantiti e rallentati, inspiegabilmente. Rimessa dal fondo verso il lato delle tribune, se ne incarica Andrea Tassinari. Mentre procedono le operazioni di asciugatura della superficie di gioco, ancora ritarda la ripresa del gioco. Ecco Tassinari, va a prendere la Mattia De Ruvo, la consegna ancora a Tassinari che riparte. De Ruvo, Gorreri, tentativo di penetrazione di Gorreri e canestro. Con un movimento di basket d'altri tempi molto elegante, Gorreri due punti, 34 Crema, 16 Sangio. Montanari manovra la palla, letteralmente padrone del campo Montanari, tardito, manovra la palla in lungo di Crema, del Sorbo, marcato da De Ruvo e fortunatamente buona la difesa di De Ruvo che obbliga del Sorbo a buttarla in fallo di fondo. Rimessa di Crema, se ne incarica Cissé che intanto ha sostituito Montanari, mentre Tassinari lascia il posto a Paolino Vitali. Nervosismo in casa sangiorgese all'uscita di Andrea Tassinari, passi di Liberati. Intanto rientra Alessandro Preoli, esce Stefano Scurati, rimessa di De Ruvo, riparte l'assaggio, Paolino Vitali in veste di playmaker, manovra la palla, De Ruvo marcato al Del Sorbo, fallo su di lui. Fallo su di lui. Ancora esce Simo Luglic a prendere la palla, Gorreri in posizione di tiro, manovra, perdiamo palla, Sissé come un gatto riconquista la sfera, ancora Sissé, palla per Liberati, ripeto Crema padrone del campo. Grande stoppata di Gorreri. Grande stoppata di Gorreri a cui corrisponde un errore marchiano di Vitali in contropiede. E segnale di poca tranquillità questo. Cissé dall'arco, non va, riparte De Ruvo, contropiede per Vitali. Scarico per Luglic, non aggrediamo il canestro, incomprensibilmente. De Ruvo, palla per Priuli, porta tardito e pitturato. Priuli non va, buona la difesa di Crema, riparte, contropiede, velocissima. Sono più reattivi, sono più veloci, non c'è niente da fare. 36 Crema, 16 Sangiorgese, non c'è niente da fare. Ci danno almeno un paio di metri di differenza nella reattività. Ancora Paolino Vitali, Gorreri, one shot Gorreri, arresto e tiro, non va, corto il suo tiro, lamento un fallo, opinabile. Bravo, bravo Mattia, Mattia De Ruvo, bravissimo, conquista palla e contropiede, Samurai con orgoglio, non ci sta, forza ragazzi, non bisogna abbassare la testa. Liberati, buono scarico, Cissé dall'arco, non va, fallo su Luglic, l'ho fischiato, Priuli,
liberati ancora Paolino Vitali. De Ruvo cerca di liberarsi, troppo compassata l'azione della Sangio, troppo compassata. Però ora c'è da capire se l'aggressività di Crema non sia eccessiva, perché ho visto due o tre occasioni dove il fallo poteva essere effettivamente fischiato. Comunque il risultato è che Priuli e Andrei Lunetta con due tiri liberi, quando il punteggio è di 36-18 per la squadra ospite, con 6 minuti e 57 da giocare in questo secondo quarto. Abbiamo visto la San Giorgese davvero passiva dal punto di vista caratteriale e dal punto di vista fisico. Sembra davvero che la squadra in maglia rossa sia nettamente superiore da questi due lati nel corso di questa partita. Comunque Priuli va con il primo tiro libero, che sfortunatamente non realizza. Si appresta a tirare il secondo tiro libero, che fortunatamente invece questa volta entra. Cissé rimette per Montanari, che chiama lo schema per la squadra ospite, ricerca ancora il compagno che gli aveva passato la palla, ribaltamento per Tardito che cerca l'esperto del Sorbo che prova una tabellata improbabile che fortunatamente esce. Paolino Vitali conduce il contropiede cercando one shot Gorreri, che ancora una volta sbaglia. Fortunatamente il rimbalzo di Priuli che segna, subisce il fallo e Andrei Lunetta col tiro libero supplementare. Mostra i muscoli Alessandro Priuli, neopapà del piccolo Tommaso. Due punti e giro in Lunetta, 36 Crema, 21 Sangio. Non dobbiamo mai abbassare la testa. Ci sta la sconfitta, ci sta il distacco, ma non vogliamo che la San Giorgese abbassi la testa di fronte a nessuno. Questi sono i nostri mezzi, questo è il nostro basket, dobbiamo portarlo fino in fondo. Con la testa alta. Tiro per Priuli e canestro. 36 Crema, 22 Sangio. È rientrato intanto, ai noi, Montanari. Manovra la palla Manueli, Zanella, ancora Montanari, Zanella ancora, fallo di De Ruvolo fischiato, Tardito, Manueli cerca penetrazione, Manueli, attenzione Tardito e rimbalzo e canestro di Tardito. 38 Crema, 22 Sangio, riparte Tassinari e fallo reclamato a Tassinari, ma fallo che non abbiamo visto. Mi è sembrata un'azione difensiva corretta quella di Crema. Rimessa di Paolino Vitali, Priuli, ancora Vitali, si nasconde dietro Priuli, non va Paolino Vitali, non è in giornata, mentre rientra il capitano Daniele Benzoni per riportare fiducia e energia in questa squadra. Intanto giro in Lunetta per Mattia Samurai De Ruvo, due tiri per lui. Forza Tia. Primo tiro, Mattia De Ruvo, classe 94. Il ferro gli sputa il tiro. Secondo tiro per Mattia De Ruvo. E 0 su 2 per lui. Paolino Vitali, Tassinari, fa saltare il difensore, ancora Paolino Vitali. E Montanari risponde da un possibile più 4 a un meno 2, 40 Crema, 18, canestro di De Ruvo in contropiede, 40 Crema, 24 Sangio. Sciupiamo due tiri liberi e un appoggio. Montanari, attenzione, Tasso, stai su di lui, Cissé, su di lui Vitali, ancora Cissé, arresto e tiro. Attenzione, oh, per un soffio il contropiede. Montanari, attenzione che questo tira, attenzione. Zanella,
il lungo mismatch, Montanari da distanza siderale, logicamente ha fiducia nel suo tiro dopo le percentuali ottenute. Tassinari fa saltare il difensore, non va, niente da fare per la San Giorgese, è antisportivo fischiato. Non ho capito se a Deruvo o a Tassinari. Rientra intanto, infatti minuto fischiato la panchina della Sangio, dalla panchina della Sangio. La situazione persiste, permane delicata nel momento in cui si ventilava un possibile rientro. Commettiamo ingenuità in lunetta, ingenuità nel possesso di palla e riscivoliamo a meno 16. Tassinari ha fatto una faccia non completamente innocente, quindi immagino che lo zampino ce l'abbia messo in questo antisportivo fischiato a nostro sfavore. Ritorniamo a dire che la San Giorgese è davvero, se non altro, confusa. L'abbiamo vista nell'azione scorsa dove Paolino Vitali ha perso la palla, ma ha perso la palla anche perché il compagno Tassinari gli ha portato il suo uomo, raddoppiando così su di lui la marcatura e facendogli perdere la palla. La San Giorgese si ripresenta in campo ovviamente con lo stesso quintetto: Vitali, Tassinari, Benzoni, Gorreri e Priuli. Tassinari ha qualcosa da dire all'arbitro, evidentemente sull'antisportivo appena fischiato, che consentirà alla squadra in maglia rossa di costruirsi dei punti facili per poi fare anche la rimessa laterale. Se ne occupa Tardito, che ha subito giustamente il fallo antisportivo, va con il primo tiro libero con una tecnica di tiro discutibile perlomeno, ma lo realizza. Va col secondo quando i minuti sono 4:38 in questo secondo quarto, 41-24 il punteggio per gli ospiti. Tardito sbaglia il secondo tiro libero e viene dunque sostituito da Tagliaferri, correggimi se sbaglio, che prende il suo posto in campo accorciando così il quintetto della squadra ospite. Si occupa della rimessa laterale passandola al letale Montanari. Montanari per Zanelli, ancora Montanari, riceve il blocco di quest'ultimo, ribalta per il neoentrato Tagliaferri, ancora Zanella che si occupa della regia della sua squadra. Sissé, improbabile tiro che fortunatamente esce. Paolino Vitali allora per noi conduce per Priuli, che ribalta velocemente per Gorreri. Benzoni vorrebbe la palla in evidente mismatch come contro Tagliaferri. Siamo davvero una manda in un fazzoletto, spazi organizzati malissimo per la San Giorgese. Tassinari recupera la palla, vuole il blocco di Capitan Benzoni, che invece riceve la palla sulla linea da tre punti, cerca sotto Priuli contro Montanari che fa fallo non fischiato dagli arbitri, e il Priulone realizza due punti che portano il punteggio sul 41-26, 3 minuti e 42 da giocare in questo secondo quarto. Montanari ancora, Zanelli, coppia sondata in questa partita, cerca un tiro col suo gancio mancino che però esce, e allora per noi Tassinari che conduce cercando il capitano, che tira da tre punti mettendo la tripla della bandiera, che riporta il punteggio qua sul 41-29. E noi ci crediamo quando Crema con Manuelli conduce la sua azione offensiva, ancora una volta l'onnipresente Zanella che ribalta per Montanari. Montanari allarga il gioco per Sissé, Benzoni gli sta distante non volendo essere puntato e battuto, ma Sissé si arresta in mezzo all'area con una virata improbabile, si trova da solo davanti al canestro e realizza. Priuli, lasciato completamente libero da tre punti, prende e spara sprecando un pallone importante nell'economia di questo quarto. Ancora Sissé, protagonista del canestro scorso, e con un colpo di fortuna che non so se gli ricapita, segna questo canestro allungando ancora una volta le distanze dalla nostra formazione. Priuli, palla sotto, riceve, fa un semigancio a Sissé, è entrato, ma a noi non è entrato questo canestro sfortunato. Ma non c'è tempo per rilassarsi, perché in questa partita, scusate, in questo frangente nessun fallo interrompe la partita. Zanella prova ancora una volta il gancio,
poco concreto in questo quarto lungo, solitamente molto concreto. Priuli cercato sotto giustamente da Guerreri, subisce fallo, finisce questo infinito ping pong con due tiri liberi per il Totem. E l'ingresso di Benzoni ci ha dato fiducia, ordine, e ritorniamo a essere una squadra. Crema rimane sempre avanti di 16, però sicuramente il capitano si dimostra, se era necessario, si dimostra ancora una volta un elemento catalizzatore del gioco e dell'atteggiamento della squadra. Sta faticando perché evidentemente, ed è normale, non è il ritmo partita, però Benzoni mi sembra l'unico con le idee chiare in questo momento. Canestro intanto di Priuli, 1-2 per lui, 15 di stacco di Crema, riparte Montanari, manovra la palla il 32 in maglia rossa, Manueli. Non abbiamo idea delle marcature in arresto e tiro. 47-30, riparte Paolino Vitali, Alessandro Priuli, Guerreri. One shot Guerreri, si nasconde dietro a Priuli, non va il suo tiro. Direi una sparacchiata assolutamente inoffensiva quella di Guerreri. Montanari, attenzione, dall'arco non va, è ritornato a percentuale umane il numero 32 di Crema. Palla per Benzoni, mismatch, raddoppio su di lui, Benzoni scarico per Guerreri, devi segnare, go! E segna, 47 Crema, 33 San Giorgese, ed è Benzoni che fa il regista, fa il difensore, incita i compagni, segna i canestri, è ritornato, l'incredibile Benzo è ritornato. Forse sarà al 40-50%, ma... Difesa fantasma di Paolino Vitali, irriconoscibile oggi, difesa fantasma di Paolino Vitali, 49 Crema, 33 Sangio, veramente irriconoscibile Paolino oggi. E ora vediamo un fattore interessante, ovvero la cosa che tanto ci ha penalizzato nelle partite scorse, finalmente tornare a vostro favore, ovvero il mismatch. Benzoni infatti da 4 atipico, da 3 scusate atipico, molto grosso e molto alto, crea frequentemente dei mismatch che per fortuna possiamo sfruttare per creare poi dei divari che ci permettono di finalizzare. Nelle partite scorse abbiamo visto le partite, per esempio la partita per quanto bellissima contro Udine, siamo andati davvero sotto in ambito di mismatch. Riavere Benzoni può portarci davvero a riacquisire il fattore mismatch, che è un fattore fondamentale per il gioco del basket. Sì, allora che dire, creiamo poco e dischiamo tanto, questo è il leitmotiv di questa gara. Dato positivo il rientro del capitano, che sembra aver ripreso in mano le redini del comando, e sicuramente porta chiarezza nella squadra. Note negative oggi, Paolino Vitali irriconoscibile e una squadra assolutamente poco reattiva e confusa. Intanto aggressivo Cissé come al solito, commette fallo e due tiri liberi per la Sangio, perché la squadra di Crema è in bonus. E vai lunetta Andrea Tassinari, che speriamo non confermi le percentuali micragnose in lunetta sin qui sfoderate dalla squadra di San Giorgio. Primo tiro per Andrea, canestro. Secondo tiro per Andrea Tassinari e canestro. 35 Sangio, 49 Crema. Vediamo se riusciamo per una volta a non disfare quello che abbiamo creato. Zanella, Montanari, mismatch con Benzoni, e questa non è una buona cosa.
è ritornato a percentuali umane Montanari, 27 secondi per lo svolgimento dell'azione. Tassinari marcato da Cissé, esce Paolino Vitali. Sì, ancora Benzoni nella sua posizione preferita, e voglio bene a questo ragazzo. 49 Crema, 38 Sangio, l'incredibile Benzo. L'incredibile Benzo è diventato verde e ha messo una bomba di una pesantezza enciclopedica. Daniele Benzoni è ritornato, e questa devo dire che è la buona notizia da tenerci cara, da tener cara a parte tutti i tifosi. Ha messo d'accordo tutti, 49 Crema, 38 Sangiorgese, 6 secondi da giocare con possesso in mano a Crema in questo secondo periodo prima del riposo lungo. Fede, sta rientrando la Sangio. Sì, un secondo periodo sicuramente più positivo del primo, ancora comunque si può migliorare. Grazie Fede. Intanto minuto chiamato da Crema per la gestione di questi 7 secondi scarsi. Cerchiamo di non prendere canestro e mantenere il distacco a 11, che è un distacco sostanzioso ma non irrecuperabile. Direi buono, ottimo l'esordio del capitano fin qui, e questo veramente può essere un buon viatico in vista della lotta, della bagarra per non retrocedere di fine campionato. Riacquista il campo la Sangiorgese, che sembra aver rialzato la testa. Intanto Rossi ha preso il posto di Tassinari. Paolo. Crema, rimessa laterale con Manueli, rimette la palla in campo Manueli. 7 secondi scarsi, Montanari si libera di Rossi, prende la palla, Cissé attacca Paolino Vitali che commette fallo. Opportunamente, avendo ancora un fallo da spendere, esce Rossi e rientra Nuklic. Rientra Nuklic mentre passa davanti a noi il super tifoso Mati. Ancora rimessa per Crema, Cissé se ne incarica, pallone importante sia dal punto di vista numerico quanto del morale nella gestione. Montanari aveva perso palla da solo e l'arbitro ha fischiato un fallo a Nuklic. Devo dire questa volta, come si dice, ha toppato decisamente, e non ci serve che gli arbitri toppino in questi momenti, anche perché Montanari ha dimostrato di non essere affatto scarso nel tiro. Mi contraddice sbagliando il primo tiro libero e segnando però il secondo, che ci dà fastidio. Riconsegniamo la palla, e se segna anche questo allora vale tutto, ma per fortuna sbaglia. Allora andremo all'intervallo col punteggio sul 50-38. Ci rivediamo con il terzo quarto di questa partita, che rivede l'ingresso in campo del nostro capitano. Rieccoci qua per la ripresa del gioco. Ergogas Matt Crema 50, Sangiorgese Basket 38, 12 le lunghezze di vantaggio dei cremaschi in questa gara, che ha visto una Sangiorgese double fast, una partenza diciamo così terrificante. Un secondo periodo, come sottolineava Federico, con un assaggio un po' in ripresa, soprattutto è salito in cattedra, per quanto gli concede la condizione fisica, il nostro capitano Daniele Benzoni, che ha riportato chiarezza nelle fila blu-arancio. Ripartenza di quarto estremamente delicata. Vediamo se la Sangiorgese riuscirà a tenere il filo del gioco.
ripetiamo, occorre non abbassare la testa in ogni occasione, in qualsiasi modo, in qualsiasi motivo. Intanto un minuto e poco più alla ripresa del gioco, Crema si è dimostrata una squadra estremamente reattiva, con elementi di spicco lungo Zanella, Montanari oggi in versione balistica eccezionale, Liberati, una squadra estremamente fisica, Cissé, Del Sorbo, sicuramente una ottima compagine. D'altra parte i 30 punti in classifica ad oggi parlano chiaro. La San Giorgese ha avuto momenti di chiaro e momenti di scuro. La cosa positiva è il rientro e il recupero del capitano, intendiamo anche un recupero psicologico, che il capitano ha avuto un impatto eccellente, non ha, senza timidezza, ma ce l'aspettavamo da lui, e ha avuto buone risposte fino ad ora. Riparte nel quintetto di base, infatti. Crema schiera Montanari, Del Sorbo, Zanella, Cissé e Liberati, quindi miglior quintetto per Crema. Risponde la Sangio con Benzoni, Rossi, Priuli, Deruvo e Tassinari. Vediamo, terzo quarto come sempre fondamentale per capire l'andamento della gara. Vediamo cosa succederà. Rimessa a favore della Sangio a cavallo della linea bianca, se ne incarica Pippo Rossi, classe 97, Scuola Olimpia Milano. In veste di playmaker Andrea Tassinari, pronto a ricevere la rimessa, marcato da un fastidiosissimo Sisse, Ibrahim Sisse. Tassinari, Prioli, Deruvo, manovra la palla. E rimessa laterale contestata, palla rimessa concessa a Crema, qualcosa da dire la San Giorgese, ma intanto abbiamo perso palla. Riparte Crema, Cissé, Zanella dall'arco, attende l'uscita di Montanari, sempre reattivo, aumentata la marcatura su di lui quanto mai opportunamente. Cissé attende Liberati, molto mobile, molto fisico. Liberati, non va il suo tiro, ma no, non è possibile, non ci credo. Lasciamo che Cissé prenda la palla e concluda con due punti facili, quindi da una possibile azione finalizzante passiamo invece a subire due punti. Adesso Benzoni, Tassinari, cerca Deruvo, si scontrano i due titani delle rispettive squadre, Zanella e Priuli, e fortunatamente è il nostro totem a uscirne vincitore con un fallo fischiato a favore. 9 minuti e 11, appena iniziato questo terzo quarto, 52-38 il punteggio, che si è smosso dopo lo sfortunato evento dell'azione scorsa. Rossi cerca Priuli dalla media, il suo tiro lo sbaglia, e allora riparte Sissé che apre per Montanari. Montanari cerca sotto Zanella, raddoppiato da senza motivo da Tassinari, che lascia libero il precitato Montanari, che continuando il filone della sua partita mette a segno l'ennesimo canestro. E allora Tassinari che conduce l'azione, marcato da Sissé, fa un passaggio davvero improbabile per Montanari, che va assolutamente da solo a concludere, disturbato da Rossi. Fortunatamente non viene fischiato il fallo ai nostri danni, che avrebbe concesso un'azione da tre punti, e si va al time out chiesto ovviamente da Costandini dopo un avvio, per usare le tue parole, terrificante della nostra squadra. Male, rispondiamo male a una partenza di quarto che era fondamentale, rispondiamo malissimo, non facciamo canestro, siamo distratti, perdiamo palla, male, molto male. 5-7 Crema, 3-8 San Giorgese, riscivoliamo a meno 19, come Penelope tessiamo 2 centimetri di tela, però ne disfiamo 20 o 30 in compenso. 8 minuti e 31 secondi, la San Giorgese stucchevole fino a questo momento in questa partenza di quarto. Non riusciamo a acquisire lucidità, a scrollarci di dosso le paure, le tensioni, e confezioniamo un basket veramente pessimo.
Richiamate in campo le squadre dopo il minuto chiesto da Gandini. Estremamente confusa la situazione sulla panchina della San Giorgese e Benzoni cerca di riportare chiarezza. Rimessa da fondo campo per Benzoni, se ne incarica Benzoni. Raccoglie la palla Pippo Rossi in veste di playmaker, in marcatura su di lui Montanari, che ha fatto il bello e il cattivo tempo fin qui. Paolino Vitali, Benzoni cerca la penetrazione e fallo su di lui. Ancora il Benzo è l'unico che cerca concretezza e porta a casa qualcosa. 57 Crema, 38 Sangio, tiro libero per Benzoni. In lunetta Benzoni. Letteralmente ammutolito il pala Bertelli, primo tiro errore per il Benzo che deve riacquistare confidenza con la lunetta ed è comprensibilissimo. Sicuramente non possiamo aspettarci il mondo da Daniele in questo rientro, ha già fatto molto fin qui. 57 Crema, 39 Sangio, 18 le lunghezze di vantaggio per Crema. Ancora Montanari che riesce a fare il bello e il cattivo tempo. E sfondamento fischiato a Pippo Rossi. Sfondamento fischiato a Pippo Rossi. Sfondamento fischiato a Pippo Rossi. Rimessa laterale per Crema. Se ne incarica Liberati, intanto sostituzione, esce Rossi, entra Nuklic, classe 98, provenienza Accademia Basket Alto Milanese. Rimessa laterale di Crema, Montanari riceve da Liberati, Zanella, ritornata padrona del campo Crema, Montanari si libera di Nuklic, incontenibile Montanari, Cissé. Si lotta sotto i tabelloni e rimessa dal fondo a favore di Crema. Si lotta sotto i tabelloni, rimessa dal fondo a favore di Crema. Rimessa di Cissé, Nuklic in marcatura su Montanari, sta soffrendo molto l'attività di Montanari, anche Nuklic. Zanella, scarico per Liberati dall'arco, non va, Benzoni tiene a bada Cissé, prende il rimbalzo con una mano, ancora Benzoni dall'arco, Vitali manovra la palla, Deruvo cerca la palla interna, Paolino Vitali da buona posizione, e questo ragazzo devo dire che è anche sfortunato, oltre che non in condizioni. Del Sorbo, palla per Zanella. E palla per Zanella, opportunamente Benzoni ci mette una pezza. Il capitano cerca di tenere in piedi la squadra con i denti e con le unghie. Impresa titanica. 57 Crema, 39 San Giorgese, 18 punti di stacco, rimessa di Cissé. Stanno scorrendo i secondi. Zanella, poco aggressivo Priuli. Si perde Zanella, Del Sorbo. Siamo lenti, poco reattivi nelle difese, concediamo e Paolino Vitali fallo di Cissé, molto aggressivo Cissé sul portatore di palla, intanto rientra Gorreri e viene richiamato Benzoni per dar respiro al capitano. Paolino Vitali in veste di playmaker. Ancora Paolino Vitali. Chiama lo schema. Priuli, sempre compassata l'azione dell'Assangio. Arresto e tiro di Gorreri e canestro. 41 Sangio, 59 Crema, riparte Crema, Montanari chiama lo schema, marcato da... Ma io non capisco, non riusciamo a tenere una penetrazione di Montanari. Deruvo, Gorreri, dall'arco, gli sporca la palla il difensore, chiede il fallo Gorreri, non concesso, forza ragazzi, guardiamo il gioco.
Liberati, chiama lo schema, Del Sorbo, giocatore poco appariscente, ma eccezionalmente concreto. Fallo fischiato alla San Giorgese, intanto esce Cisse, buona la sua prestazione e rientra. Rientra Daniele Emanueli, classe 94, il numero 12, rimessa da lato per Crema. Se ne incarica proprio Emanueli, esce Montanari, appena inseguito da Nuglic, Zanella, Liberati, sembra avere una marcia in più Crema, Emanueli ancora, sfrutta il blocco di Zanella, attacca Preoli, Montanari da lontanissimo, De Ruvo arpiona la palla, riparte al contropiede la Sangio, finalmente ha intessuto una buona... È incomprensibile perché dobbiamo buttare via dei palloni così. È incomprensibile, passaggio assolutamente scorretto dal punto di vista concettuale di Guerreri, che costa l'ennesima palla persa che si andrà ad aggiungere alle già numerose palle perse della San Giorgese. Montanari giustamente viene fischiato il fallo ai suoi danni, si riprenderà con una rimessa laterale per la squadra di Crema, se ne occupa Emanuelli che cerca il protagonista Montanari, che fa, rischia l'infrazione di campo, scusate, va in penetrazione, stoppato dal totem Priuli. Giustamente Montanari deve stare attento, perché se ci si avventura nella selva di mani si rischia anche la stoppata. Comunque grande prestazione la sua fino a questo momento. Rimessa dal fondo ancora per Crema, che permane nella zona d'attacco del campo, nella sua zona d'attacco del campo. Zanella, finta di consegnato, Liberati lancia in aria una preghiera che non va, recupera ancora una volta la palla Crema, Emanuelli ribalta per Liberati, Liberati cerca il blocco del suo lungo, penetrazione senza senso, che come è giusto in momenti come questi trova la sua risoluzione in un canestro di difficoltà, di alta difficoltà per la guardia avversaria. Nuglic 1-2 con Scuratti, cerca la penetrazione, ricerca il numero 9 della San Giorgese, che si fa letteralmente da scippare da un diabolico Del Sorbo. Liberati mette la tripla che può timbrare quella che è la resa, o perlomeno andarci vicino a timbrare quella che è la resa della San Giorgese sul 64-41, 4-43 da giocare in questo terzo quarto, e questa partita incomincia ad avere davvero poco da raccontarci. Abbiamo raggiunto un compromesso. 64 Crema, 41 San Giorgese, 4-43. Rumoreggia il Palabertelli, assolutamente non contento dell'atteggiamento della squadra. Scuratti nell'ultima azione, l'emblema di questa squadra, di questa partita, palleggia nella lunetta, nello smile, palleggia perdendo palla, cosa che un lungo non deve mai fare, soprattutto sotto canestro. Pazienza, ripartiamo, minuto chiamato opportunamente dalla panchina dell'Assangio. Si cerca di contenere la sconfitta che si sta materializzando. 4:43 da giocare in questo terzo quarto, 21 le lunghezze di distanza, di distacco. Intanto l'Assangio schiera Tassinari, Vitali, De Ruvo, Scuratti, Guerreri. Risponde Crema con Liberati, Montanari, Del Sorbo, Zanella e Emanueli. Vitali, De Ruvo, Guerreri, Vitali. E Vitali mette un canestro, 6-4, 4-4, 4-20 da giocare.
sempre aggressiva Crema, mismatch. Certo, Tassinari se difende così è durissimo, questo non è un modo di difendere. Non è assolutamente il modo di difendere, ed è Sorbo, come dicevi prima, silenziosamente va ad accumulare un altro possibile gioco da tre punti. Davvero letale il numero 5 avversario, che nonostante la sua silenziosità, nonostante il suo essere stato poco appariscente, è riuscito comunque a incidere fortemente sulla partita. In ogni caso, De Ruvo ribarta per Gorreri, aspetta l'uscita di Tassinari, marcato, letteralmente braccato, anzi da Liberati. Raddoppio su Tassinari, che non si avvede del compagno, se ne avvede all'ultimo momento, servendolo con un passaggio stilisticamente bellissimo, che però non viene finalizzato dal compagno. Liberati del Sorbo cerca Zanella, che lancia in aria un altro dei suoi ganci mancini, che trova al fondo della retina e troverà anche il possibile gioco da tre punti lungo avversario onnipresente sotto le plance. Si appresta a tirare il tiro libero, che potrebbe portare a quota 70 la squadra ospite contro i 44 punti invece della nostra formazione. Realizza con semplicità il canestro che porta Crema in vantaggio di 26 punti, un divario davvero importante. Vitali prova a scuotere la squadra giocando 1 contro 5 nell'area avversaria. Scuratti fa botte per recuperare il possesso, ma facendo a botte commette fallo, concedendo un ulteriore possesso alla squadra avversaria. Siamo in bonus, quindi altri due tiri liberi per Crema. Momento davvero deprimente della partita, dove il nostro notevole svantaggio semina rassegnazione tra le nostre fila, che non sembrano neanche più convinte ai nostri occhi di poter portare a casa la partita. Del Sorbo realizza il primo tiro libero, davvero preciso nei suoi tentativi dalla lunetta, va con il secondo, realizzato anch'esso con la freddezza di un esperto, di un professionista. Conduce Rossi, che cerca Tassinari, che vuole il blocco di Priuli, raddoppiato insistentemente dagli avversari, viene scippato malamente da Liberati, che decide di mettere l'accento sulla partita con una conclusione di potenza. Rossi riparte, momento sospeso della partita, dove tutti i giocatori sembrano solo aspettare il fischio che porterà il match nel quarto quarto. Della rimessa se ne occupa Tassinari. Rossi, completamente libero, rifiuta il tiro da tre punti, preferendo una penetrazione, che realizza subendo un fallo clamoroso. Non gli viene dato però il canestro, che a mio parere era assolutamente da convalidare. Gli vengono dati altri due tiri liberi. Guarda, davvero non so neanche più cosa dire, di tu. Pippo Rossi, primo tiro, errore per lui, e mestamente l'assaggio si avvia a concludere questo terzo quarto. Canestro, 45 Sangio, 74 Crema. Riparte Montanari nella gestione della palla, Zanella, ancora Montanari, sempre mobile, imprendibile per i nostri difensori. Penetrazione, fallo di Gorreri, è assolutamente imprendibile per noi Montanari oggi, assolutamente imprendibile. Intanto rientra Capitan Benzoni, si accomoda in panchina Mattia De Ruvo. Montanari, tiro libero per lui, e canestro. Ritornano 30 le lunghezze di vantaggio di Crema, ancora secondo tiro e canestro. 76 Crema, 45.
Ancora pressing su Tassinari, che ha sofferto molto in questa gara. Rossi, Benzoni, arresto e tiro di Benzoni. Il capitano c'è. Questa è la buona notizia che portiamo a casa dalla partita di oggi. Del Sorbo non va il suo tiro, si ostacolano i difensori della Sangio. Riconquistiamo palla, Tassinari, bomba con Tabella, 50 Sangio, 76 Crema. Ancora Montanari che sta letteralmente facendo impazzire i difensori. Del Sorbo, Gorreri rimbalzo, riparte Tassinari, ancora il playmaker blu-arancio e fallo di Montanari su Rossi. Intanto rientra Luca Tardito, classe 89, e si accomoda in panchina Del Sorbo. Primo tiro per Pippo Rossi, non uno specialista, canestro. ...52 Sangio, 76 Crema... riparte Crema, padrona di un vantaggio assolutamente che gli regala un'assoluta tranquillità. Zanella, Tardito, ancora Zanella, Benzone su di lui, si getta il capitano, buona la difesa, il capitano Leone anche in veste di playmaker. Tassinari, arresto e tiro di Tassinari, non fa canestro. E rimessa dal fondo per Crema, ostacolato involontariamente Rossi, il pubblico rumoreggia ma non c'era fallo. Montanari, riparte Crema, chiama lo schema, il playmaker, partita eccellente la sua quest'oggi, scarico ottimo per Liberati. Zanella contro Prioli, fa sportellate, non siamo reattivi e ci punisce Crema. Fortunatamente non va il tiro di Zanella, riparte Tassinari, ancora Tassinari, il capitano c'è, Daniele Benzoni offre la palla, il capitano c'è, recupera palla in difesa e scarica un passaggio delizioso. Il capitano c'è, affaticato, non in condizioni ottimali, ma il capitano c'è. Questa è forse la più bella notizia per la Sangiorgese in una giornata dove le note positive non sono tante. Questa è sicuramente una nota positiva. Daniele Benzoni ha faticato visibilmente, non ha il ritmo partita dopo 4 mesi di assenza. Manueli, scarico per Montanari che non prende il ferro, fallo su Zanella commesso da Pippo Rossi e giro in lunetta per l'eccellente lungo di Crema. Giro in lunetta sta davvero catalizzando tutti i possessi il lungo di Crema, nonostante non sia stato eccezionalmente concreto nel corso della partita. Realizza il primo tiro libero e si appresta velocemente al secondo, che sbaglia. Riparte il capitano, assolutamente cercando di sfondare la difesa avversaria, rischiando di regalare l'ennesimo canestro di rapina come era successo con Montanari nell'inizio della partita. 77 a 52 per la squadra di Crema, che sembra completamente in controllo della partita. Sangiorgese subisce sia dal punto di vista fisico sia da quello caratteriale, non dimostrandosi assolutamente in grado di reagire
e far credere un Palabertelli che si è letteralmente spento dall'inizio del terzo quarto. 77 Crema, 52 San Giorgese, ultimo riposo corto per il mesto epilogo di una partita a senso unico che ha visto Crema assoluta protagonista, eccellente compagine. La San Giorgese ha mostrato dei passi indietro rispetto alla partita interna con Udine. Non ha avuto la stessa aggressività, lucidità e reattività. Unica buona notizia in casa San Giorgese è il rientro del capitano Daniele Benzoni. E speriamo che, ripetiamo, che questo sia di buon augurio, perché la San Giorgese ha bisogno più che mai del suo condottiero. Intanto le squadre riguadagnano la superficie di gioco per questo ultimo periodo, partita senza storia con Crema più 25 e la San Giorgese cede le armi oggi, direi anche male davanti ai propri spettatori. Riparte la gara, Crema con Liberati, ottimo giocatore, Montanari, Tardito, Manueli e Zanella. Risponde la San Giorgese con Rossi, Tassinari, Benzoni, Gorreri, Priuli. Rimessa a favore di Crema, Tardito manovra la palla, Manueli marcato da Gorreri, Liberati gli sfugge la palla. La rimessa in gioco passa nelle mani dei blu arancio, se ne carica Benzoni, prende la palla Pippo Rossi, in marcatura su di lui Montanari, supera la metà campo, Andrea Tassinari, manovra la palla Andrea Tassinari, sistematicamente raddoppiato, palla dentro per Priuli che si è ricostituita la ditta Benzoni-Priuli, due punti, 7-7 Crema, 5-4 Sangio. Riparte Manueli per Crema, arresto e tiro, rimbalzo di Priuli, Tassinari investe il playmaker, si libera di Manueli, ancora Tassinari, attende Priuli, parte secco, Benzoni, palla dentro per Priuli e il Benzo confeziona ancora con Priuli. E sicuramente Alessandro Priuli è quello che più ha sofferto la mancanza del Benzo. 7-7 Crema, 5-6 Sangio, anche se non ha Zanella, eccezionale questo giocatore, un lungo, molto mobile, mani nobili, bello, buon giocatore, piace molto, 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 molto bravo. 80 Crema, 56 Sangio, Priuli, Tassinari, fallo su di lui, di Liberati. Rimessa al lato, commette fallo Liberati. Gorreri, attacca il canestro Gorreri, e buona la penetrazione, l'appoggio di sinistro, 80 Crema, 58 Sangio, fa vedere un barlume di carattere la Sangio in questo finale di partita e questo sicuramente non ci ripaga della brutta prestazione, ma comunque vogliamo che la testa non venga mai abbassata. E trova un canestro incredibile, Cissé, onore a lui, Benzoni, Tassinari, cerca le parti interne con Priuli, sfida Zanella, Priuli, appoggia, non va, Rossi a rimbalzo, Cissé, Montanari, chiama calma, cerca di rallentare i ritmi, Crema, non ha interesse a
ad alimentare la bagarre. Cissé, anche lui imprendibile quest'oggi. Zanella, Cissé riesce a confezionare un tiro in poco spazio, riparte Tassinari che veramente, come è capace di confezionare magie, come in questo caso ha confezionato un'ingenuità da mini basket. Ingenuità assolutamente, questo sfondamento che costa per l'ennesima volta una palla persa alla San Giorgese, avendo sott'occhio le statistiche riguardanti il terzo quarto, le palle perse toccano quota 24, che certamente non può fare molto piacere alla nostra compagine. Si occupa della rimessa di precitato Sissé, che si appresta a servire Montanari. Montanari innesta l'ennesima azione offensiva per Crema, pressato da Tassinari che vuole rifarsi dopo l'azione scorsa. Sissé la passa Manuelli, Manuelli cerca un'incursione in area nemica per Tardito, che fa rimbalzare la palla sul piede di Priuli e si conquista così il possesso. Si appresta a rimettere la palla in campo Manuelli mentre procedono le operazioni di pulizia del campo dopo la caduta di Priuli. Il punteggio è sull'82 a 58, 24 i punti di vantaggio per la squadra in maglia rossa, in totale controllo della partita. Tardito con la sua solita tecnica di tiro sbaglia un canestro dalla lunetta che vizia il nostro contropiede condotto da Rossi, che trova Priuli, viene sfidato da tre punti, non si fa pregare come delle tigri, lottano a rimbalzo De Ruvo e Rossi, che però non riescono ad appropriarsi del pallone, e allora continua la nenia con Montanari che conduce passando a Zanella, marcato in mismatch da De Ruvo. Zanella non si fa impressionare dal pressing di De Ruvo e cerca di riconquistare la posizione. Tardito sfidato al tiro con la sua tecnica di tiro che ricorda un po' Pochimo la Juan, segna il canestro che pesa relativamente ormai sull'esito dell'incontro. Tassinari raddoppiato come è spesso successo nel corso della partita, non siamo mai riusciti a sfruttare questi raddoppi. Sissé si aggancia con Priuli ma è un niente di fatto. Rossi stoppato da Montanari, e momento davvero davvero confusionario mentre rientra del Sorbo. Sì, rientra del Sorbo al posto di Tardito. Direi che i giocatori importanti di Crema li abbiamo visti, hanno giocato con 6-7 giocatori. Rimessa di Rossi che fatica a trovare uno sbocco al suo gioco e perdiamo palla. Rossi riconquista, bravo Pippo, riparte la Sangio. Tassinari, palla dentro per Priuli che cerca uno sbocco col mismatch con Sissé, fa canestro. 60 Sangio, 84 Crema. Intanto si riaccomoda sui cubi Simone Nuklic, riparte Montanari, partita che ha poco da dire oramai. Zanella, un lungo eccellente questo di Crema, ruba palla a Tassinari, rimessa però in favore di Crema, esce Pippo Rossi, entra Simone Nuklic, si incarica della rimessa Cissé, ancora Cissé, manovra palla a Montanari. Gorreri prende il rimbalzo, buon lavoro di Priuli su Zanella, fallo di Montanari non fischiata.
Buono il tiro di Simon Luglic che però non va a termine, non va a realizzo, riparte Crema, affaticata anche Crema visibilmente nel lungo, con lungo Zanella, intanto rientra sui cubi, riporta sui cubi Stefano Scuratti. Montanari chiuso completamente da Luglic, Zanella indomito questo lungo, ben marcato da Priuli, il numero 4 di Crema, eccellente giocatore, ribadisco. Gorreri, Tassinari, continua la sua guerra personale, scarico per Luglic, ancora Luglic, Priuli, confezioniamo più che delle azioni, iniziative personali. 84 Crema, 62 Sangio, 4 minuti da giocare, Montanari, ancora Zanella dall'arco, attende l'uscita di una guardia, Cissé non riesce a uscire, da Sorbo che si porta a spasso Luglic, giocatore eccellente, non appariscente, mai polemico, sempre sulla riga, ma veramente un giocatore di sostanza enorme. Complimenti a lui, complimenti a Crema anche, complimenti a Crema. Anzi, devo dire che la squadra vista oggi meriterebbe forse anche qualcosa in più in classifica. Tiro di Sorbo che sbaglia, la palla e la rimessa va a favore di Crema. L'assaggio, l'assaggio riparte Crema, tardito, marcato da Scuratti, Cissé, fallo fischiato al difensore Assangio su Cissé che prende un colpo sopra il ginocchio. A 3:37 dalla fine, 86 Sangio, 62 Sangio, 86 Crema. 24 il distacco che Crema infligge ai draghi liberati. Buona intercettazione di Simon Luglic. Cissé, 3 secondi. Tassinari in cielo, fallo di Cissé su Tassinari. Tassinari. 3:20 ancora da giocare, mestamente l'assaggio. Si appresta ad arrivare alla fine di questa gara, mai veramente in gara l'assaggio, e Gorreri come se facesse parte di una categoria diversa, non si accorge, palleggia serenamente, non si accorge dell'avversario che arriva alle spalle. Tardito, fallo di De Ruvo e canestro, 5 falli per De Ruvo che si accomoda in panchina. Brutta aria, brutto atteggiamento, entra Toso e anche lui non ha una bella faccia. Brutto clima in casa Sangio. E allora Tardito che cercherà di finalizzare il tiro libero concessogli dal gioco da 3 punti, lo finalizza e viene chiamato il cambio per quest'ultimo, che viene sostituito da Fontana. Momento inutile della partita dove il risultato è già stabilito e non si fa altro che accumulare nervosismo. Era nervosismo, zizzania, tutte cose che di certo non fanno bene alla nostra formazione. Il entrato Fontana per Liberati che preferisce servire il compagno Manuelli. Manuelli sfrutta il blocco appunto di Fontana, ribalta per Del Sorbo di cui abbiamo già decantato le lodi, che cerca la ciliegina sulla torta, servendo indietro schiena il compagno Fontana, non gli riesce, quindi ripartiamo con Tassinari che presumibilmente cercherà sotto Scuratti che si fa derubare per l'ennesima volta di un pallone.
non che ormai conti molto, ma fa sempre dispiacere veder perdere dei palloni così ingenuamente. Manuelli stoppato da Gorreri, fa un fallo di frustrazione, fa un fallo di frustrazione e il tiro dell'Ave Maria entra, il tiro dell'Ave Maria entra e il Palabertelli lamenta un eventuale canestro valido da concedere, ma mi sembra che davvero ci stiamo attaccando al nulla, perché ormai non c'è più niente da lamentarsi. Tassinari rimette la palla per Nuglić, rimette la palla per Nuglić, marcato dal neo entrato numero 9 in maglia rossa. Gorreri prende, spara da tre punti, segnando un tiro impalpabile sul risultato della partita. Liberati ancora con energia, serve Emanuelli che non ha nessuna intenzione di spingere sulla leva dell'acceleratore, lo fa perché pressato da Gorreri. Ancora Liberati, il blocco di Fontana, cerca di nuovo il suo compagno in maglia numero 12 che fa un'incursione in mezzo all'area e altri due punti, 91-65. Albè, almeno non facciamoli toccare quota 100. Canestro da Sangio, 6-7 Sangio, 9-1 Crema, 1-29 alla fine di questa gara. Direi l'unica buona, vera, buona notizia della giornata è il rientro di Capitan Benzoni. Ci accomiatiamo con questa unica buona notizia, non è cosa da poco, perché la Sangio ha bisogno del proprio capitano, ha bisogno del proprio capitano, e il fatto che oggi ci sia stato positivo e incisivo e concreto è sicuramente una buona notizia. 1-09, lasciamo il commento a Davide per questi ultimi secondi della gara, mentre spara Liberati e non fa canestro e la Sangio riparte da una rimessa laterale. Rimessa laterale per la Sangiorgese quando il punteggio è di 91-67 con 1:01 alla fine di dell'inferno che è stata questa partita per i tifosi blu-arancio. Tassinari spinge, ormai si va per l'iniziativa personale senza nessuna trama offensiva particolare. 51 secondi, scorre veloce il cronometro. Liberati chiama calma la squadra avversaria ovviamente per lasciar scorrere questi ultimi secondi che separano Crema dall'ennesima vittoria. Del Sorbo ribalta per Liberati che cerca Fontana per aiutarsi a fronteggiare difensore avversario. Del Sorbo, tiro che esce e quindi riparte Gorreri. Gorreri quasi derubato da Liberati che ancora difende nonostante l'evidente discrepanza nel punteggio. Nuglić, incursione in area nemica, rifiuta un tiro che ormai era d'obbligo per invece effettuarne uno molto peggiore, e Tassinari decide che è il momento di chiudere la partita tirando un piccione che non tocca neanche il ferro. Si conclude così la partita di oggi, 91-69, il punteggio davvero disfatta per la Sangiorgese, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento casalingo. Un saluto da me e da Giuseppe. Buonasera a tutti agli spettatori di Rete 55 Sport, alla prossima casalinga.